Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio. Mi ha mandato queste immagini un mio fan, un follower tramite email. Mi ha detto di visionarle e quindi eventualmente di farne un video. L'unica cosa è che purtroppo non si sa da quale fonte derivino, soprattutto se sono veritiere o meno. Già questo lo voglio premettere, lo voglio anticipare. Ho chiesto informazioni su dove avesse appunto preso queste immagini, ma non mi ha risposto. È una cosa veramente molto molto strana, direi che ha dell'incredibile quasi, ma ve la voglio raccontare. È che appena io ho scaricato praticamente dalla mia mail queste immagini e ho chiesto informazioni su dove avesse recuperato queste immagini. Non potete crederci, ma sono scomparse praticamente tutte le mail di contatto. La mail che questa persona mi ha mandato addirittura scomparsa nel vuoto. Misteri. Quindi faccio questo video per farvele vedere. Ovviamente, come dicevo prima, non so da dove derivino, quale fonte, se sono vere o false. A me sembrerebbero delle immagini su progetti della creazione dell'uomo. Ovviamente mi posso anche sbagliare, però da quanto ho capito dovrebbero essere tali. Tra l'altro molto antiche, vecchie, mi ricordano un po' quegli schemi leonardeschi, non so se ce l'avete presente, quindi Leonardo da Vinci, insomma, forse quel periodo lì. Ovviamente non ne sono sicuro, a me sembrano proprio questi generi di progetti. Non so se sono più vecchi o meno di quell'epoca, ma sono aperte tutte le ipotesi. Potrebbero anche essere progetti non per forza fatti da civiltà superiore alla nostra, potrebbero anche essere degli schemi realizzati da, che vi posso dire, dottori dell'epoca, medici che sperimentavano sul corpo umano. Questo non lo posso sapere, però le ipotesi sono chiaramente varie, sono aperte un attimino un po' a tutto quello che è la sfera della creazione, dell'origine dell'uomo, e quindi vi lascio anche voi pensare, riflettere. Comunque sono delle immagini davvero molto molto belle, d'impatto direi, e quindi qualsiasi sia l'origine, che siano di origine aliena, che siano di origine umana o comunque di qualche scienziato pazzo del passato, fatto sta che se noi le analizziamo, le vediamo attentamente, si scorgono dei dettagli davvero pazzeschi su come funziona il nostro organismo, sul corpo umano, su come reagisce a determinati, diciamo, a determinati eventi esterni e molto altro ancora. Quindi davvero bellissime immagini.